Ciao, sono Linus e volevo avvisarvi, attenzione, sta per andare in onda l'impazzometro. Fatti vostri. IJF Live presenta l'impazzometro. Impazzometro. Impazzometro. Viva l'impazzometro. Impazzometro. Impazzometro. L'Europa impazza, viva l'impazzometro! Buongiorno, siamo anche oggi in diretta da Perugia con l'impazzometro, la rubrica della scuola di giornalismo di Perugia che vi mostra mode e tendenze del Festival del Giornalismo, la kermesse dedicata al mondo dell'informazione. Oggi si chiude la nona edizione e siamo qui in diretta dalla hall dell'Hotel Brufani, cuore pulsante del festival, perché dobbiamo raccontarvi di un rito. Al festival c'è infatti il rito del caffè gratis in sala stampa, quindi dobbiamo capire quanto caffè bevono i giornalisti e se effettivamente tutti coloro che vanno in sala stampa a prendere il caffè siano dei giornalisti, perché i badge impazzano, stampa, volontari e staff, i ruoli sono un po' confusi ed è facile accaparrarsi un caffè gratis. Andiamo a vedere. Entriamo nella sala stampa, vedete come al solito è gremita e la fila al caffè è sempre lunga. Siete giornalisti? Speriamo di esserlo. Come lo prendi il caffè? Macchiato. Sempre? Sempre, costantemente. Sei giornalista? No, io studio. Quali sono i gusti che impazzano al festival, i gusti di caffè? Beh, soprattutto il caffè classico, molto forte. Hai idea di quanti caffè fai al giorno? Penso forse 1000. Troviamo un vero giornalista in questa fila. Che gusto di caffè ha preso? Ho preso il cioccolato, solo cioccolato. E lei è giornalista? No, sono giornalista. Visitatore comune, insomma. Sala stampa piena, fila per il caffè lunghissima, ma di veri giornalisti che prendono il caffè non se ne trovano. Ed oggi qui al festival impazzano soprattutto i protagonisti del piccolo schermo. Infatti nei panel del pomeriggio ci saranno tra gli altri Corrado Formigli, Daria Bignardi, Enrico Mentana, Marco Travaglio. Ma le persone qui in Corso Vannucci, Piazza 4 Novembre, conoscono i talk show? Li seguono? Vediamo cosa hanno detto. Salve, seguite i talk show? Poco. Se vi dico Giovanni Floris? Massimo Giannini? Ti dico Giovanni Floris? Sì. Massimo Giannini? Meno. No. Gianluigi Paragone? Mi coglio impreparato. Giovanni Floris? Floris sì. Che era? Sulla Rai, no? Era. Era sulla Rai. Se io dico Floris? Di martedì. Se io dico Formigli? Piazza Pulita. Vespa? Porta a porta. Paragone? La gabbia. Ottimo, il primo promosso del pomeriggio, grazie. Adesso vogliamo chiedere a tutti i perugini, a tutte le persone che in questa settimana sono venute qui al Festival del Giornalismo, se sono a conoscenza della rubrica dell'anno, l'impazzometro. Vediamo cosa ci hanno risposto. Scusate, sapete che cos'è l'impazzometro? No, sinceramente no. L'impazzometro. Non lo so, quello che misura gli impatti. Lei conosce l'impazzometro? No. Che cosa potrebbe essere? Non lo so, tu conosci l'impazzometro? Che è l'impazzometro? Mai sentito l'impazzometro. Ma tu sai che cos'è l'impazzometro? Hai visto l'impazzometro? No, onestamente no. Non hai seguito nessuna puntata? No, guarda, scusa. Sono 5 puntate, la scuola di giornalismo ha fatto 5 puntate dell'impazzometro. Oggi è l'ultima e tu ci sei finita dentro. E chiediamo a lui, al protagonista indiscusso di tutte le nostre giornate, se ha capito che cosa sia l'impazzometro. Che cos'è l'impazzometro? E questa settimana abbiamo parlato delle tendenze, dei gusti, delle mode del Festival del Giornalismo di Perugia e di tutti gli appassionati che sono accorsi qui per assistere alla nona edizione dell'evento. Ma siamo sicuri che ad impazzare è stata soprattutto la magnifica, unica redazione della Scuola di Giornalismo di Perugia! Con questo è tutto, grazie per averci seguito, al prossimo anno!